Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Bentornati sul mio canale, amici, o se siete nuovi, benvenuti. La storia che sto per raccontarvi oggi è stata scritta da Notte Nera, uno scrittore che sinceramente mi ha molto colpito per i suoi vari racconti. Vi consiglio di andare ad ascoltare In nomine lux, sempre scritto dallo stesso autore, che trovate qui sul canale. Questa volta ci spostiamo nel 1845. Degli anni forse molto lontani da oggi, visto che siamo nel 2022, ma con una storia che sono sicuro susciterà in voi molta curiosità. Come sempre, abbassate le luci e mettete le cuffie. Preparatevi a vivere un incubo. ...1845. I suoi occhi non erano solo chiusi, erano sigillati dalla morte. Il volto di mia madre sembrava ormai in pace. Quel giorno di fresco agosto, l'estate sembrava averci abbandonato, così come i raggi di sole. La malinconia aleggiava silenziosa fra noi, sembrava un fantasma venuto a perseguitarci. Sentivo il suo peso sui nostri occhi arrossati, che piangevano, e sulle nostre bocche serrate. Ero come in preda ad un profondo sogno, non mi sentivo più in un mondo razionale. L'aria intorno a me era pesante e le parole di condoglianze raggiungevano le mie orecchie da lontano e una volta arrivate erano ormai sbiadite e prive di significato, come un ultimo addio dato prima di salire su un treno che ha cancellato il suono delle parole. Contemplavo le persone intorno a me, rendendomi conto di conoscerne solo poche. I miei anni passati lontano da casa mi avevano allontanato anche dalle persone del posto, che in me apparivano solo come personaggi secondari, comparse dimenticabili di un vecchio libro impolverato e abbandonato su uno scaffale di una libreria. I miei genitori avevano vissuto a lungo, ormai era tempo di lasciarli andare. Continuavo a ripetermi questa sciocca frase, mentre impotente mi abbandonavo ad amare lacrime e osservavo il pallido viso di mia sorella Elvira. I suoi capelli corvini erano legati sotto il cappello da cui pendeva un sottile velo nero. La sua pelle era candida, i suoi occhi profondi. Osservava silenziosa i corpi uno a fianco all'altro dei nostri genitori, riuscendo a mantenere un'inspiegabile impassibilità, come se invece di fissare nostra madre morta, stesa nella bara, stesse contemplando un vaso di fiori secchi. La sua mano destra tamburellava sulla gamba coperta dell'abito nero, come ripetendo passaggi di pianoforte. Ricordavo ancora con ammirazione il suo immenso talento nel suonare quello strumento. In quel remoto cimitero, a fine agosto, l'eco delle parole del prete risuonavano fra le numerose lapidi, annerite dal tempo e dalle lacrime. Il cielo senza nuvole era rosato dal sole, che stava per tramontare. La voce del vento risuonava fra le foglie di un antico albero che si innalzava possente fra le lapidi. Le sue radici si nutrivano dei morti. Mio padre giaceva accanto a mia madre. Avevano avuto la fortuna di essersene andati insieme, come se l'anima di uno avesse richiamato quella dell'altro, incapace di raggiungere l'aldilà senza il proprio amato. Nonostante i rapporti con i miei si fossero assottigliati negli anni, non potevo arrendermi al freddo calore delle lacrime, al lamento interiore che udivo stridere nella mente. Sentivo le mani premute sul viso bagnarsi, mentre il vento passava le sue dita fra i miei capelli, un po' scoloriti per gli anni. Rimpiangevo di aver lasciato i miei genitori, di non avergli detto addio. Per un attimo, aprendo gli occhi arrossati fra le mie dita, rividi Elvira, il suo gelido sguardo senza tristezza, e ricaddi fra le braccia della malinconia. Finito il funerale, ero distrutto. Volevo solo un luogo dove potermi riprendere e affrontare il mio dolore. Un altro pensiero che mi affliggeva era la salute di mia sorella. Aveva sempre vissuto con i nostri genitori e ora che loro non c'erano più, era mio dovere badare a lei. So che se fossi tornato al mio squallido alloggio in città, non me lo sarei perdonato.
Era un momento difficile per tutti e la malattia di Elvira poteva peggiorare. Dovevo restare con lei. Avevo sempre pensato che soffrisse di malinconia, ma ahimè, ancora oggi non so cosa l'affliggesse. Nonostante fosse venuta al funerale, sembrava molto debole. Aveva difatti un'aria spettrale. Dei miei non serve che racconti nulla. Gli volli bene, come ogni figlio deve, ma i nostri rapporti si erano fatti difficili da quando me ne andai. Gli unici ricordi positivi su di loro risalgono ai remoti giorni di giovinezza, quando passavo le giornate nei dintorni boschivi della vasta magione, quando giocavo spensierato con mia sorella, quando la vita ancora non m'aveva sfiorato e il mio piccolo mondo non conosceva cose come l'odio, la cattiveria e la crudeltà. Quei giorni spensierati sembravano antichi più di secoli ormai e mi apparivano solo come visioni di una vita che non era più la mia. Vedevo quel bambino correre nei prati rigogliosi sotto un sole ridente e non riuscivo a riconoscermi. Possibile che la vera, pura felicità fosse solo un'illusione e che sia quando ancora non si conosce il mondo esterno? Quando si vive in quel microcosmo che è la famiglia, la casa, gli amici, l'infanzia, era mai possibile che la vera felicità fosse raggiungibile solo dimenticandosi del mondo e delle sue ingiustizie? Che una volta conosciuto questo, essa sfuggisse via dalle nostre membra inesorabilmente? Questo pensiero mi faceva gelare il sangue. Da quando lasciai casa, spedii sempre lettere per rimanere in contatto, ma mai ebbi risposta. Dopo un paio di anni, decise che era inutile continuare a cercare un rapporto, dove era evidente che non lo volevano. Ormai ero un adulto, non avevo bisogno di loro, ma anche questa era un'altra bugia. Ero un tipografo. Il nuovo settore della stampa richiedeva professionisti esperti ed io avevo facilmente trovato un impiego in quella cittadina ora lontana, sepolta dal nero fumo delle ciminiere e delle fabbriche. Gli anni passavano in solitudine e i contatti con la mia famiglia si erano troncati del tutto. Se avessi dovuto scrivere una lettera, non avrei saputo neanche dove spedirla. L'indirizzo della vecchia magione, sempre che vivessero ancora lì, era ormai sepolto nei recessi della mia mente, insieme alle colpe che più vogliamo dimenticare. Proviamo di tutto per farle stare al buio, sottoterra, ma come una creatura sepolta viva cercano in ogni modo di risalire in superficie. E talvolta ci riescono. Più passavano gli anni, più il ricordo di miei genitori e di mia sorella andava perduto nella mia memoria. I loro volti sbiadivano in me, nei lunghi anni, nella cittadina nera di carbone, finché non giunse la tremenda notizia e rimpiansi amaramente di non aver trascorso abbastanza tempo con loro. Anche se mi rinnegarono per tanto tempo, mi resi conto di essere stato stupido e ingrato. Mentre i miei genitori venivano seppelliti, abbracciando l'inizio di una nuova vita ultraterrena o sprofondando, come carne morta e nient'altro nell'oblio più nero, divenendo cibo per vermi, mi dirigevo a passi lenti da Elvira. Lei si aggirava come un fantasma fra quelle tombe antiche, forse sperando di potersene andare in pace un bel giorno d'estate. La sua misteriosa figura, avvolta di nero, sembrava sospesa fra la vita e la morte, mentre camminava fra tombe dimenticate e croci di pietra. Si girò verso di me. I suoi occhi scuri penetravano nel mio animo e alcuni capelli color ebano fluttuavano sotto il cappello, spinti da un vento che non riuscivo a sentire, come animati di vita propria. Se fino a quel momento non le era sfuggita una singola lacrima, come mi vide, scoppiò in pianto. Si avvicinò a me e ci abbracciammo dopo anni che non ci vedevamo e uniti da un evento tanto doloroso, osservati dall'imponente cattedrale gotica che ci fissa con sguardo truce mentre le sue campane cantano il canto della vita sconfitta e del trionfo della morte. Non capivo se le sue lacrime erano dovute alla morte dei nostri genitori o al fatto che non mi vedesse da tempo immemore. Tuttavia, non ci scambiammo una parola, ma avanzammo uno a fianco all'altra verso il nero cancello del cimitero. Il suo comportamento ebbe uno strano effetto su di me. Nonostante stesse piangendo, non riuscii a sentire la sua tristezza e quando smise, guardai i suoi occhi, ma non vidi segno di dolore.
Ormai eravamo rimasti solo noi, due anime in pena, abbandonati da tutti in quel giorno di fine agosto. Il sole era sulla strada per il tramonto. Dopo la morte dei miei genitori, avevo il dovere di badare ad Elvira. Il suo male poteva aggravarsi a causa del mortificante evento appena accaduto e non potevo abbandonarla in un momento tanto delicato. Inoltre eravamo gli eredi dei nostri genitori. Ciò che rimaneva della loro ricchezza era nostro, insieme alla magione, che purtroppo si era rovinata sotto il peso degli anni. Quindi decisi di andare a vivere nella dimora con mia sorella. Non potevo immaginare i terrificanti segreti che avvinghiavano la casa ed Elvira stessa, segreti che ancora oggi non conosco appieno, ma che hanno stregato tremendamente i giorni passati in quella casa e ogni singola notte. La casa si ergeva antichissima su una collina sperduta in un bosco. Arrivati davanti al suo nero portone d'ebano che si apriva a noi come la bocca di una creatura dei boschi, la foresta parve tacere. Se fino a quel momento avevo udito il canto degli uccelli dall'alto dei loro nidi, ora, davanti alla casa, non v'era suono che arrivasse alle mie orecchie, se non l'ululare fosco e lamentoso del vento. Il sole, che ora tramontava, aveva tinto il cielo di un rosso spettrale che donava inquietanti riflessi alle pareti e ai vetri della magione, che parevano occhi iniettati di sangue. Dall'alto dei suoi immensi tetti, gargoyle di pietra mi fissavano con rancore, come per scrutare i segreti del mio animo. Le fredde colonne parevano le ossa di quella creatura, e le mura di pietra, che si innalzavano quasi a toccare il cielo, erano la sua carne. Esitai a varcare la soglia quando notai, quasi con paura, che nonostante lasciai quella casa come un luogo sicuro, ora con le mura annerite dagli anni e i gargoyle diroccati, i suoi occhi sembravano luccicare, suscitava in me un'angoscia come se in quei tantissimi anni si fosse corrotta, come se il suo cuore buono si fosse putrefatto. Nel rosso del tramonto vedevo dei corvi volare fra le torri di quella casa, simili ad un castello. Udivo il loro gracchiare, un avvertimento gridato disperatamente che però non sarei riuscito a decifrare. Il vento, che prima aveva fatto risuonare la sua voce, ora sentivo tagliente sul mio volto. Mi voltai verso Elvira. Lei, ancora avvolta nel nero abissale del suo abito funebre, guardava la casa con bramosia, la casa in cui aveva passato la sua intera vita. I suoi capelli si erano ormai sciolti, ma ebbi un brivido di terrore nel notare che, nonostante il vento, non venivano mossi. Aveva il volto bianco quanto una statua di marmo e gli occhi scuri profondi più dell'abisso in cui precipita l'anima a pezzi di un assassino. Quegli occhi tormentarono le mie notti. Entrando nella vecchia casa, in me risorsero i più bei ricordi della mia infanzia, di quel periodo tanto gioioso. Rivivevo i momenti in cui correvo dentro quella casa dopo le scampagnate nei boschi, le giornate di pioggia chiuso in casa a leggere storie di fantasmi che mi terrorizzavano. Ricordavo me e mia sorella crescere insieme senza nulla di cui preoccuparci, senza tristezza, senza colpe. Le giornate passate con i miei genitori, che all'epoca riuscivo ad amare di più. Li rivedevo come fantasmi, camminare in quell'ingresso da cui ero uscito correndo tante volte, in preda all'ira e all'arroganza. Li vedevo corrermi dietro, anche fuori tra gli alberi. Mi amavano tanto e non li ho mai ripagati giustamente. Ormai erano solo ombre, proiezioni della mia mente e nulla più. Quella stupida lacrima che mi rigava il viso non li avrebbe portati indietro. L'ingresso signorile mi mise in soggezione, come fosse stata la prima volta che barcassi la soglia di quell'arcana magione, stregata dal passare ciclico degli anni e dalle vite che l'avevano attraversata e che lì si erano spente. Inoltrandomi più dentro, potei di nuovo ammirare il lampadario che pendeva dal soffitto decorato. Tutto era rimasto così come l'avevo lasciato, ma insieme alla nostalgia v'era anche il dispiacere nel vedere la propria casa ridotta in quello stato. Il lampadario ormai scarseggiava di candele e le poche rimanenti erano tanto consumate da non poterle accendere. Le mura erano rovinate da crepe, come graffi sulla pelle, e tutto era cosparso di un velo di polvere che conferiva alla casa, un tempo meravigliosa,
un aspetto trasandato e macabro. Essa mi aveva inizialmente spaventato e ancora adesso persisteva in me una strana inquietudine che non riuscivo a strapparmi dal cuore. Da quando me n'ero andato, l'animo di quella casa aveva tentato di rimanere intatto, ma qualcosa era marcito, così come l'esterno. Anche l'interno sembrava una mera imitazione di quello che avevo radicato nella mia memoria. Capivo che ormai quella non era più la mia casa. Quella casa sembrava quella della mia infanzia. Le assomigliava terribilmente, ma ahimè, i troppi anni lontani avevano cancellato in essa il senso di appartenenza che aveva un tempo anche per me. Forse prima o poi sarei riuscito a colmare quel vuoto. L'immensa magione era composta da un groviglio inestricabile di stanze e corridoi. Nemmeno i miei ricordi poterono aiutarmi ad orientarmi. Il mio senso di allineamento a quella casa era inconcepibile. Continuavo a sentirmi fuori posto, non gradito. Non mento quando dico che perdevo la cognizione del tempo a vagare fra i corridoi e le stanze, per quanto ero stregato dalla misteriosa forza presente in quella dimora che pareva mutare continuamente come un infinito rompicapo. Avevo il terrificante presentimento che lo spazio intorno a me fosse malleabile e mutaforme, come un pezzo d'argilla fra le mani di un artista. Poco dopo essere arrivati, mia sorella mi fece vedere la mia stanza, una delle più belle e lussuose dell'intera casa. La ringraziai di cuore. Ormai il cielo si era oscurato del tutto. Era notte. Le ombre regnavano. Non solo l'oscurità era scesa sul mondo, ma anche nel mio animo era calata un'oscura ombra che mi avrebbe accompagnato sempre, per quanto potessi tentare di ignorarla, il dolore, il rimorso. I miei bagagli che avevo fatto spedire dalla città dove ero vissuto fino a quel momento sarebbero arrivati qualche giorno dopo. Intanto mi lasciavo distrarre, offuscando quell'ombra, dall'esplorazione del labirinto. In particolare, oltre per la grandezza della casa, ero rimasto stupito dal gran numero di quadri, soprattutto ritratti appesi ai muri. Vi sembrerà stupido, eppure il mio animo poetico mi fece pensare che fossero loro i veri abitanti di quella casa, poiché erano rimasti su quei muri da secoli e secoli, più di ogni altro proprietario che avesse vissuto lì. Contemplavo con ammirazione quei testimoni di un'epoca antica e più li osservavo, più mi convincevo di questa idea, anche ispirato dall'atmosfera che aleggiava in quel luogo. I quadri attendevano, vedendo passare generazioni e generazioni fra quelle mura. Avevano visto ogni singolo proprietario prendere la casa, viverci e morirci, in un ciclo infernale durato anni. Da sempre erano rimasti su quei muri, come spiriti, e per tanti anni ancora ci sarebbero stati. I loro occhi riuscivano a vedere tutto quello che accadeva, ogni segreto. Il vero potere che avevano i ritratti era quello di donare l'eternità. Perché i nobili, i re, i principi di ogni nazione si facevano ritrarre? Il segreto stava nel fatto che, una volta impressa la loro immagine su quella tela, avevano l'ineguagliabile dono della vita eterna. Come uno sciamano recitava formule proibite e imprimeva qualche proibito sortilegio, così il pittore dipingeva e nel farlo donava inevitabilmente l'eternità a qualunque cosa o persona raffigurasse. Mi perdevo in questi ragionamenti quando fui riportato al mondo reale da una soave musica che incantò le mie orecchie e, come un serpente guidato dal suono di un flauto indiano, venni attirato dall'origine di quel suono fatato, simile al canto delle sirene. Dopo aver vagato incerto fra i corridoi e le stanze della magione, scrutando dalle altissime finestre la luce della luna e l'oscura foresta, giunsi a una porta intagliata a due ante di legno d'abete. Barcata questa, mi ritrovai in un mirifico salone circolare. Dall'alto soffitto pendeva un lampadario d'oro e di cristallo che risplendeva di mille candele. Guardandomi intorno vidi 8 altre porte, oltre quelle che avevo attraversato, che portavano a tutte le altre stanze della casa. Mi resi conto in quel momento che quella stanza era il cuore pulsante di quella casa, che appariva ai miei occhi sempre più simile a una creatura vera e propria. Sul soffitto potevo ammirare affreschi d'ogni genere. Alcune parti erano purtroppo rovinate, ma il disegno del suo insieme si poteva capire. Dei e figure della mitologia greca erano lì raffigurati in una loro bellezza
forza e potenza. Potevo vedere nel centro Zeus, re dell'Olimpo e padre delle divinità. Sedeva su un trono affiancato da un'aquila, con folgore fra le mani. Quell'immagine del Padre Divino rimarrà sempre nella mia mente. Forse mi sconvolse tanto per la luce delle candele e per la musica che donavano un'atmosfera magica a quella divinità, quella visione di perfezione e giustizia. Ai suoi lati potevo vedere gli altri 11 Olimpi, nella loro magnificenza. Inoltre, sopra ognuna delle 9 porte, v'era una delle muse protettrici delle arti. La porta da cui ero passato aveva sopra raffigurata Euterpe, musa della musica. Oltre il soffitto affrescato, potei anche ammirare statue in marmo ai lati delle porte, che come spettatori avevano lo sguardo rivolto al pianoforte e alla musica che emetteva. Nel centro di quel luogo incantato vi era un pianoforte a coda, e seduto a suonarlo, ammiravo Elvira, che pareva una dea greca per il suo virtuosismo nel suonare. In quel momento non sentii più tristezza né dolore per la morte dei miei genitori. Non mi ricordavo più del rimorso per non aver passato il giusto tempo con loro, né il rimpianto. Non provavo quella gravosa colpa che, come un demone, si era aggrappata dentro di me e mi aveva appesantito dal momento in cui ero partito per andare al funerale dei miei genitori, vederli morti senza avergli detto una sola parola d'addio. Mi emozionai alla vista di quel salone che, diversamente dal resto della casa, riusciva a mantenere un briciolo di regalità e appariva ai miei occhi meno trascurato e cadente come era invece anche il mio cuore. Elvira intanto suonava melodie mai udite prima con tanta naturalezza che il pianoforte sembrava una parte essenziale del suo corpo e della sua anima, come se quello fosse stato l'unico vero motivo per cui nacque quella sera d'inverno. E mentre la musica mi stringeva e mi incantava quasi maliziosamente, Elvira ricordava una di quelle statue di marmo che la fissavano. Sembrava che avesse ceduto la propria anima a quello strumento, tanto era assorta nel suonare. Le sue mani correvano sui tasti d'avorio mentre il suo spirito danzava al loro suono. I suoi occhi erano illuminati da qualcosa che non riuscì a spiegare. Forse la luce dell'ispirazione, forse follia. Più la guardavo, più in me cresceva un macabro presentimento che non riuscivo a spiegare. Oh Elvira, la tua musica sedusse il mio cuore. I tuoi occhi con quella luce malefica li rivedo ogni notte. Il tuo pallore, ancora cinto dal vestito nero, era più gelido dell'osso, tanto che non sembravi più umana. Non dimenticherò facilmente la vista di quel pianoforte d'ebano, l'udire di quella musica misteriosa e il pallore di marmo del volto di mia sorella Elvira, che mai riuscirò a spiegarmi, poiché mai più ho visto uomo o donna dal volto niveo quanto quello. Il ricordo riesce ancora a suscitarmi i brividi. I giorni passavano lenti, chiusi fra quelle mura che avevo un tempo amato e scanditi dalle melodie di Elvira, che continuavano a suonare senza fine, come intrappolate da qualche sortilegio che le obbligava ad andare avanti. Ogni giorno, tutto il giorno, il pianoforte di Elvira continuava a urlare e stridere da quella stanza che era il cuore della casa, e il suono di quella musica mi stregava e mi inseguiva in ogni angolo, tutto il tempo, tutto il tempo. Elvira suonava come posseduta, senza riposo, senza sosta alcuna. Evocava musiche che sembravano venire da un altro mondo. Non riesco a capire, anzi, non oso tentare di capire come Elvira riuscisse a suonare ininterrottamente giorno e notte. Non c'è alcuna spiegazione razionale che possa giustificare tale avvenimento. Eppure giuro, non la vidi mai alzarsi dallo sgabello e lasciare quella maledetta stanza. Quella camera era il cuore della casa che veniva portato in vita dalla musica di Elvira. I corridoi erano le arterie, le finestre gli occhi, il portone d'ebano la bocca che ci aveva ingoiati. La casa era come un mostro famelico che ci stava digerendo. Pensai più volte di lasciare la casa, ma qualcosa mi tratteneva lì. È difficile testimoniare fatti tanto innaturali, ma non posso che raccontare ciò che accadde, nonostante alla fine sia precipitato nell'abisso della disperazione e della follia. Temevo per la sua salute, così ogni giorno portavo del cibo nella stanza circolare. Perché, oh sorella mia, mi hai trascinato in questa follia? Avremmo potuto vivere in pace nella nostra bella casa.
Mai mi sarei aspettato che dovevo scrivere questo manoscritto. Devo, per ritrovare un filo conduttore, per mantenere un briciolo di umanità, di razionalità, per tentare di scalare le ripide pareti del burrone in cui sono precipitato, l'abisso in cui mi trovo, anche se dubito di ritrovare ciò che ho perduto per sempre.